sagte, es ist mir egal, ob ihr Klebstreifen auf den Fagottinstrumenten, auf den Oboen tut. Ihr müsst die Stimmung des Orchesters runterkriegen, sonst sind die Stimmen kaputt und der ganze Sinn von der Oper verloren. I knew what was required, because I knew the music. I knew what you had to have, because the music was based on the human singing voice. Komischerweise fand ich einen Brief von Giuseppe Verdi im 1884, wo er schreibt genau, was der Lin sagt. Er sagte, es gibt wissenschaftliche Gründe, warum wir zurückgehen müssen zur, was er nannte, A432 Hertz. Most of the leading singers of that time, who were leading singers at the time, all joined our defense of this tuning against the higher tuning, which is actually very destructive. Als sie reinkam, war natürlich das Publikum war total aus dem Häuschen, weil sie so berühmt war. Mi batto estremamente perché non è giusto per i giovani che non si devono fare avanti in questa maniera. Presi da una scuola, dopo tanti anni di studio, sbalzato improvvisamente in un palcoscenico che può essere quello della Scala, quello di Milano, quello dell'Opera di Vienna, dove si trovano con un'orchestrazione così alta, sono perduti. Das gleiche passiert mit Piero Cappuccilli. Mentre arriva Piero Cappuccilli, giusto in tempo. Devo dire, se all'inizio, all'epoca di Verdi, il diapason era 4,32 e lui ha scritto le opere su quel diapason, logicamente Verdi, che era una persona molto intelligente, conosceva le voci, aveva scritto per le voci. Vogliamo fare un esempio? Auch die Farbe ist ganz anders. È tutta un'altra storia. Das ist einer der Gründe, warum diese Kampagne unterstützt wurde, besonders von Verdi-Sänger. Quando ho provato il 4,32, per me è stata una scoperta piacevole. Io avevo provato Aida, Cieli Azzurri, che presenta veramente una grande difficoltà per il passaggio, perché la linea vocale è principalmente nella zona del passaggio. Diciamo più bassa di quella che era usata soprattutto 20 anni fa, 30 anni fa, è una questione di rispetto per la volontà artistica del compositore, per la sua immagine del colore, del suono, del colore della voce e rispetto anche per lo strumento vocale. It was amazing the difference and how much more round the music was with the Verdi tuning. This is the way these compositions were composed, and it was meant to be in that tuning. Our modern day orchestras are tuning ever higher. In Vienna, the flutes have had to shave off their instruments because they can't tune any higher. That's not natural. And I know the string instruments sound more brilliant when they're tuned higher. But
is it just brilliance that we're looking for, or is it the essence of the way the music was written?